3 dicembre 1999, nella notte a Roma, muore Nilde Iotti. Laureata in lettere alla Cattolica di Milano, Nilde Iotti entra nelle file della Resistenza dopo l'armistizio. Eletta all'Assemblea Costituente, si iscrive al Partito Comunista Italiano e nel 1948 entra alla Camera dei Deputati. Comprenderete la mia emozione. Per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Nilde Iotti è la prima donna della storia repubblicana italiana a rivestire un ruolo istituzionale, diventando presidente della Camera dei Deputati per ben 13 anni, dal 1979 al 1992. Protagonista di molte battaglie per i diritti delle donne, da quella sul diritto di famiglia alla legge sull'aborto, Nilde Iotti rassegna le sue dimissioni da Montecitorio 2 settimane prima di morire.